Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi della politica, dell'economia, realizzato nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa. Questa settimana due consiglieri regionali eh, sono due capigruppo: Giacomo Leonelli per il Partito Democratico. Buonasera. Marco Squarta per il gruppo Fratelli d'Italia. Comincio subito da Leonelli. Quando ci sono viaggi all'estero in questi tempi l'opinione pubblica vuole sapere che cosa si va a fare. Allora Leonelli è di ritorno dal Symposium on Impact of Youth Policies in Regional and Local Level, cioè politiche. Eh, giovanili trattate a Bruxelles organizzato dal forum regionale dei giovani dell'Umbria con la regione, con il eh, comune allora, prima domanda su questo di che cosa si è trattato e che cosa si fa per le politiche no, giovanili? Allora, innanzitutto rispondo sulla su cosa è giusto che i cittadini chiedano eh, conto, però nel caso mio la, la mia trasferta ai cittadini dell'Umbria costa zero perché non è assolutamente a carico della regione, quindi no semplicemente così per chiarire perché no poi eh, cosa veramente zero nel senso che non c'è nessun esborso da parte dell'ente eh, volevo dire questo no? invece rispetto al merito della cosa c'è un progetto che è un progetto importante significativo che parte da lontano eh, che è il progetto Perugia capitale europea dei giovani 2018 eh, è un progetto che eh, magari è rimasto un po' sullo sfondo se ne è parlato poco fino ad oggi se non che eh, in questi anni eh, c'è stata la capacità dei, del Forum dei Giovani di Perugia, che sono oltre 60 associazioni, di lavorare, di formalizzare un progetto importante per questo, eh, per questo riconoscimento che porterebbe risorse, porterebbe visibilità alla città-capoluogo. Eh, le città che in passato hanno avuto questo riconoscimento, mi pare l'ultima sia Salonicco, hanno avuto una grande eh, una grande capacità di attrarre non solo risorse europee ma che a loro volta sono state risorse che si sono moltiplicate tra loro grazie anche all'investimento dei privati, c'è stato un incremento occupazionale vertiginoso in queste città che in passato hanno avuto appunto la possibilità di fregiarsi di questo titolo e oggi ci troviamo con la città di Perugia è di fatto insieme ad altre cinque finaliste una delle possibili eh, aggiudicatari. Le altre finaliste ovviamente non sono italiane, sono di altri paesi europei. Eh, credo che ecco, sia un progetto significativo, importante. Il fatto che se ne sia discusso poco, che se ne, se ne sia parlato poco magari sulla stampa locale non sminuisce il valore eh, di un'idea importante che credo che eh, fino ad oggi ha avuto la capacità di reggersi eh, attraverso appunto il contributo importante dei giovani della città di Perugia, eh, ora va fatto diciamo, l'ultimo sforzo decisivo, per questo eh, sono andato a, a Bruxelles in rappresentanza appunto, della Regione, che è un ente che diciamo, ha insieme al Comune ha promosso il progetto, ovviamente insieme a me c'era il sindaco di Perugia, eh, proprio per dare il segnale di una grande unità delle istituzioni eh, rispetto ad un possibile scenario importante per la città capoluogo, importante Ovviamente per tutta la, la, la regione dell'Umbria. E speriamo allora di eh, avere Perugia in prima linea su questo. Speriamo che ci Era, siano eh, ufficializzato a fine novembre la città, vincitrice del, del titolo Perugia Capitale Europea dei Giovani. Perfetto, quindi un motivo. Sì, Perugia, scusi, io Perugia. già la dato <ride> per scontata. No, sì. scherzo, nel senso, ho fatto un passo avanti. La, il titolo della città capitale europea dei giovani. Ce lo auguriamo naturalmente. Squarta, in materia di politiche giovanili, eh, lei come consigliere regionale ha sollevato qualche obiezione, in particolare sulla legge che riguarda le politiche giovanili. Recentemente ha detto sì, bene, però eh, non ci sono stati eh, dei pagamenti eh, nei confronti di, eh, dei beneficiari di questa legge. No, quello, quello che si riferiva a lei era una mia interrogazione sul Fondo Garanzia Giovani, che era una misura appunto prevista... Eh, che parte dall'Unione Europea che appunto la Regione aveva attuato e sta attuando recependo appunto questa normativa comunitaria dove c'erano stati dei ritardi nei pagamenti dei tirocini ho fatto interrogazione e quindi non era riferita proprio alla legge eh, regionale sulle politiche giovanili ovviamente questo che parlava prima Giacomo questa eventualità di questa vittoria di Perugia nel 2018 è una cosa che auspichiamo quindi che va al di là delle appartenenze politiche come diceva prima Giacomo eh, lui rappresenta Bruxelles assieme al sindaco eh, del comune di Perugia Andrea Romizzi e insieme al sindaco ha sostenuto un'eventuale un ipotesi di vittoria da parte della nostra città, perché comunque sia poi la, le divisioni politiche devono essere sempre superate dal bene comune in questa circostanza che è la possibilità che il nostro capoluogo possa eh, vincere questo importante appuntamento. Per quanto riguarda le politiche giovanili della nostra regione eh, siamo attenzionati in commissione per questa nuova eh, proposta di legge fatta dalla Giunta. Io e Giacomo siamo coetanei, siamo, come dicevo, dicevo prima, siamo entrambi del, del 79, quindi le politiche giovanili ovviamente ci stanno e mi stanno a cuore. Però devo dire che la Regione Umbria da questo punto di vista ha, ha determinato dei ritardi e delle inadempienze per quanto riguarda le politiche giovanili abbastanza gravi. Ricordo che la legge regionale precedente attuata. Eh, mi pare circa un anno e mezzo fa ora sulle date posso, essere, posso sbagliarmi però prevedeva solo ed esclusivamente uno stanziamento di fondi pari a 100.000 euro e lo stesso dirigente che relazionava la, la legge stessa prevedeva che erano somme incerte e possibili appunto anche di una rivisitazione quindi noi riteniamo che in una regione come la nostra, in una crisi che riguarda che investe notevolmente soprattutto i giovani e per quanto riguarda anche l'imprenditoria giovanile risorse di 100.000 euro su un bilancio regionale che supera i 2 miliardi di euro, si, li consideriamo come somme del tutto insufficienti. Abbiamo visto che in questa nuova proposta di legge le somme continuano ad essere insufficienti e quindi noi come Fratelli d'Italia battaglieremo e cercheremo prima in Commissione e poi in Consiglio di arrivare ad una legge che possa veramente determinare delle cifre importanti e avere come obiettivo principale non solo spot ma quello di un rilancio effettivo delle politiche giovanili. Un auspicio. Eh, cambio pagina, entrambi vi siete a più riprese in questi primi mesi di legislatura che vi vede appunto in Consiglio. Uh, vi siete più volte occupati di viabilità, che è un problema insomma, che a partire dalla capitale Roma fino a tutte le regioni italiane investe molto i cittadini. Allora comincio da Leonelli perché è firmatario di una proposta insieme a Gianfranco Chiacchieroni che riguarda il piano di un piano di manutenzione straordinaria della viabilità regionale. Ecco, questo sicuramente è musica per le orecchie dei cittadini umbri. Ecco, in che cosa si manifesterà questa piccola riforma diciamo, relativa alle strade? Ma allora, innanzitutto va inquadrata in un contesto rispetto al, al quale le strade oggi non sono semplicemente eh, così, un qualcosa che fa arrabbiare i cittadini quando non le, trova a, non le trovano in un diciamo, livello di manutenzione accettabile. Oggi le strade per la nostra regione... Soprattutto perché si è fatto molto in questi anni, per esempio sull'aeroporto, soprattutto perché da qui a breve avremo il completamento del quadrilatero, quindi sia la Foligno-Civitavecchia sia eh, la Perugia-Ancona, soprattutto perché in testa abbiamo oh, la priorità di portare avanti insieme alla Toscana il progetto della eh, stazione Media Mediatrure, quindi l'alta velocità che tocca appunto la nostra regione. Eh, capite che. Le strade e un livello di manutenzione accettabile diventano non, non solo così un elemento oh, di colore o di costume che magari appunto, eh, fa inveire qualche cittadino quando oh, se ne va in giro per le strade della nostra regione, ma diventano un elemento fondamentale per il funzionamento complessivo del sistema infrastrutture umbre. Oggi noi abbiamo un livello di strade inadeguato rispetto a quella che vuole essere la nostra missione. Se vogliamo Appunto, far emergere l'Umbra sempre più nello scacchiere eh, internazionale eh, come eh, modello di qualità sia per i prodotti del territorio, sia per il paesaggio, sia per l'ambiente, per tutto quello che appunto sono eh, le carte che possiamo giocare, eh, capite da soli che eh, la, le strade, un livello eh, di qualità eh, accettabile del, della manutenzione delle stesse, diventa. Eh, un qualcosa di prioritario che si incardina in questo schema complessivo. Dico brutalmente: eh, non avrebbe senso fare la stazione dell'alta velocità e poi non avere le strade adeguate per arrivarci perché nessuno a quel punto eh, ne fruirebbe. Insomma, c'è un tema complessivo. Oggi dobbiamo guardarlo, ripeto, non soltanto dal punto di vista uh, della uh, mera uh, manutenzione, ma dal punto di vista di uno dei tasselli fondamentali per un modello di regione competitiva in Italia e all'estero soprattutto. E là allora, su questo abbiamo detto cerchiamo di fare un, un salto di qualità. La Presidente Marini nelle dichiarazioni programmatiche aveva parlato di un, un investimento uh, straordinario sulle strade, sulla manutenzione. Noi abbiamo uh, rilanciato questo tema ma soprattutto abbiamo detto cerchiamo anche di capire quelli che sono uh, strumenti diversi, quelli che sono strumenti magari inusuali che in passato non abbiamo utilizzato. Vediamo come poter aprire ai privati, per esempio, no? su questo in passato e eh, in, in altre regioni sto fatto, nel Veneto, in Friuli Venezia Giulia, non che quel modello sia un modello vincente e per forza debba essere quello eh, della società unica di gestione delle strade, però sicuramente non possiamo continuare a dire eh, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Dobbiamo anche ingegnarci per trovare le risorse perché non ha senso parlare di regione competitiva, di regione più forte, di regione che in questi anni debba compiere, debba compiere appunto il salto di qualità, ma lasciare indietro questo tema che è un tema fondamentale, non solo per chi ci lavora, non solo per chi abita in Umbria, ma anche ovviamente per chi vuole venire, chi magari vuole investire sulla nostra regione. Quindi la novità anche dei privati contemplata però in queste nuove politiche. Eh, squarta a appoggiato con il capogruppo del Movimento 5 Stelle un altro discorso che riguarda le strade, quello del pedaggiamento, ma non per tutti, un pedaggiamento selettivo per i mezzi pesanti che attraversano l'E45 in particolare, che è l'alternativa diciamo, gratuita all'autostrada, quindi il problema c'è. Sì, no, io insieme al consigliere eh, Giuseppe, eh, Andrea Liberati dei, del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato questa mozione. Relativa alle 45, perché le 45 è una strada importantissima, rappresenta un, un punto di collegamento indispensabile e vediamo quotidianamente i disagi che purtroppo devono subire i cittadini, gli utenti che ogni giorno percorrono questa strada. Sappiamo che purtroppo. Eh, anche come diceva prima Giacomo, le, le disponibilità finanziarie, è vero che c'è un impegno anche da parte del governo per una riqualificazione, proprio per una ristrutturazione delle 45, ormai l'ipotesi autostrada è stata completamente accantonata e da quel punto di vista io ero favorevole affinché non fosse fatta l'autostrada, la, e abbiamo proposto qualcosa un po' di innovativo, nel senso che tutti i mezzi pesanti superiori a 3 tonnellate e mezzo che trasportano merci che provengono da fuori regione, la possibilità di un pagamento di un pedaggio selettivo che si chiama free flow, che è assolutamente già utilizzato in altri contesti e non è vero che è anticostituzionale, anche di recente la regione toscana... C'è stato un parere dove ha assolutamente previsto l'ammissibilità di questo pagamento, per cui tutti i mezzi pesanti superiori a 3 tonnellate e mezzo, che provengono da fuori Regione e che oggi utilizzano le E-45 solamente per non passare sulla 1 e quindi come eh, un sistema di aviabilità solo per evitare il pedaggio, che massacrano letteralmente la nostra E-45, questo pagamento selettivo permette di reperire le risorse anche per poter poi riqualificare questa E-45 oltre che disincentivare questi mezzi che percorrono, ripeto, questa tratta di strada alle 45 solo per non pagare il pedaggio sulla 1 e quindi ne potremmo trarre ottimi benefici anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Eh, cambio nuovamente pagina ma rimango su di lei, consigliere Squarta, perché fa delle critiche in particolare al governo nazionale, non, eh, non solo a quello regionale, quindi lascerò poi a Leonelli anche la capacità di replicare su questo. Le scelte di un governo di non eletti si dimostrano irresponsabili. Cito. Una sua affermazione riguardo una gestione incontrollata del fenomeno dei eh, profughi. E qualche tempo fa lei ha usato un'espressione coinvolgendo anche la, la, la Chiesa, la Caritas, insomma, ci sono problemi per l'accoglienza, è difficile capire qual è l'atteggiamento. Allora, sentiamo prima lei, poi su questo tema anche Leonel. Sì, io ovviamente ho, ho fatto un attacco al governo nazionale perché. Purtroppo è il governo nazionale che detta le linee e, e diciamo regolamenta l'immigrazione, ovviamente, poi le regioni e i comuni non fanno che applicare questa normativa, per predisponendo i bandi necessari. Perché? Perché quello che ci è stato detto dal prefetto di Perugia e di Terni, quando sono stati sentiti in commissione qui in, in regione, sono dati allarmanti. Cioè, il prefetto di Perugia e di Terni hanno affermato che hanno posto l'esempio che su 650 domande all'incirca di diritto di asilo 490 vengono respinte. Cioè più di due terzi delle persone che oggi arrivano qui in Italia non hanno il vero diritto di asilo. Non solo, il dato più allarmante è che oltre la metà delle persone che arrivano qua la notte stessa spariscono e perdono, si perdono le loro tracce. Quindi oltre la metà delle persone che arrivano non avendo il diritto di asilo poi girano per il nostro Paese in maniera libera, senza controlli e non sappiamo che fine fanno perché non possiamo avere la certezza che se ne vanno al nostro Paese. Quindi questo è un fenomeno eh, scellerato, irresponsabile da parte del governo in un momento in cui abbiamo 4 milioni di disoccupati tantissimi milioni di poveri nel nostro paese quindi arrivare ad una immigrazione così gestita non può che determinare conflitti sociali e marginare queste persone perché queste persone che arrivano, che non godono del diritto di asilo, che girano liberamente nel nostro territorio, non potranno che andare a far fine purtroppo nella malovalanza della criminalità organizzata l'ultimo punto che dicevo, che mi diceva la. la, la... No, su fatto, ha la fatto una velata chiesa, critica la chiesa, chiesa o, diciamo posto qualche eh, diciamo, spunto dicendo, vedo giustamente anche per certi punti di vista che la Chiesa ha messo a disposizione, ha ospitato circa 300 profughi, anche qui ricordiamo più di due terzi non godono il diritto di asilo. Fanno difficoltà molte famiglie italiane, io mi rendo conto che la Chiesa lo riconosco svolge una funzione sociale importante, aiuta tantissime persone, quindi non è che critico quell'aspetto, però è difficile spiegare a tantissime famiglie, ce ne sono casi ogni giorno, che si rivolgono per esempio a parroci, a strutture ecclesiastiche. Magari per pagare bollette arretrate, se no gli staccano la corrente e gli viene riferito: guarda, non abbiamo le possibilità di farlo, perché magari lo fanno, però non hanno le risorse per farlo e poi ospitano 300 profughi che non godono del diritto di asilo. Difficile è capirlo questa situazione, soprattutto farlo capirlo a chi vive situazioni di vero e profondo disagio. Non facile eh, Leonelli eh, anche per il governo naturalmente del governo Renzi, insomma, gestire una situazione di questo genere, lo si capisce, è una materia che ha tantissime sfaccettature. I cittadini percepiscono l'aspetto della sicurezza che ovviamente scende sì, su questo penso che il governo abbia fatto eh, innanzitutto bene a comunicare i dati però, perché poi di fatto noi in Italia abbiamo per quest'anno lo stesso numero di profughi degli anni precedenti. Ora, negli anni precedenti eh, io capisco che eh, un partito come la Lega Nord ha costruito tutta la campagna elettorale sul oh, tema della paura, sul tema della sicurezza, sul tema della criminalità, sul tema... Dell'immigrazione selvaggia, dopodiché, la Lega Nord ha anche governato l'Italia, l'ha governato per nove anni e non mi pare che su questo abbia fatto moltissimo, se poi appunto i dati sono in linea con le annualità precedenti. Detto questo, io penso che il governo, in particolare il nostro premier, nonché segretario del, del mio partito, abbia fatto bene a, a cercare una responsabilizzazione dell'Europa che, che, che in parte ha, ha trovato poi nelle settimane successive. cioè eh, purtroppo il tema dell'immigrazione dell non può che essere gestito a livello, io credo, europeo più che a livello nazionale e il fatto che alcuni dei leader europei diciamo, avessero così usualmente girato la testa dall'altra parte eh, rispetto a quando l'Italia poneva dei problemi essendo il paese più esposto, essendo il paese europeo No, che come coste era sicuramente quello più attrattivo per chi scappava dalla, dalle, dalle, dalle emergenze del Nord Africa. Insomma. Quando è stato posto questo problema di fatto ci si girava dall'altra parte. Purtroppo, e dico purtroppo, sono servite immagini agghiaccianti, che abbiamo visto tutti, per in qualche modo svegliare le coscienze di leader europei che invece... È, secondo me per troppi mesi e per troppi anni hanno dimostrato di non essere in fondo leader, perché poi quando sei leader sei leader non soltanto quando imponi eh, così, eh, i, fista, i fiscal compact o quando imponi eh, i regimi eh, finanziari ai paesi membri dell'Unione eh, de, dell Europea, sei leader anche quando ti preoccupi delle emergenze umanitarie. Ora, questo è un tema, io penso che il governo abbia fatto uh, molto e se oggi c'è una... Uh, Guida europea e anche grazie a questo impegno del governo stesso, che cerca ovviamente di mantenere eh, in ordine il tema dei migranti eh, in Italia con tutte le difficoltà del caso. Come vedete, eh, quando il tema si è allargato anche ad altri paesi europei ci sono state profonde eh, criticità anche in paesi che si dichiarano più evoluti dell'Italia. Quindi, sicuramente, non è una partita semplice. Eh, questo tema però lo separerei dal tema delle povertà e delle nuove povertà del, del nostro paese, nel senso che c'è un tema reale anche nella nostra regione di, di povertà. Perché, comunque, quando si esce una crisi economica come quella che abbiamo vissuto, le ferite sono profonde, ci vuole molto tempo per, per rimarginarle. Eh, lì penso che la politica debba dare eh, risposte, eh, risposte diverse, cioè non sono le stesse risposte, eh, chiaramente quelle che si danno, quelle che dà la caritas ai migranti e quelle che, che invece deve dare la politica di sostegno al reddito Per questo poi noi abbiamo anche aperto ad un percorso di partecipazione proprio sulle misure di sostegno alla povertà che adesso svilupperemo in commissione. Che vuole dare un segnale importante alla popolazione dell'Umbria, in particolare ai più poveri, per eh, chiaramente aiutarli nel sostegno al reddito e per aiutarle a uscire da una crisi economica sicuramente importante rispetto alla quale anche il governo mi pare che si stia orientando eh, proprio così nella ricerca di soluzioni eh, tese a, a superare lo stato di criticità. Per cui questo è un tema che ci vede impegnati anche qui in Regione, ci vede impegnati con strumenti nuovi, ci vede impegnati con politiche e con modalità diverse rispetto al passato. Eh, Ecco, no, non mi, eh, o meglio, mi spaventa un po' la ricerca della guerra tra poveri. Purtroppo se si, si, si è ultimi nella società sono gli ultimi sicuramente i migranti che vengono scappando da, dalle guerre, come sono ultimi eh, gli italiani o i comunitari che purtroppo non riescono, come diceva Marco, a pagare, a pagare le bollette. La nostra capacità è quella di dover trovare eh, invece soluzioni diverse a problemi diversi. Per le ultime domande, mi aggancio a fatti di attualità ma che hanno però un punto eh, fermo nella nostra regione. Allora, a Roma si discute eh, di varie norme delle unioni civili, c'è un grande dibattito su questo, però puntualizzo che in Umbria c'è una eh, proposta di legge che è un punto fermo del Partito Democratico Lionelli: le norme contro le discriminazioni e le violenze determinate da orientamento sessuale. Questa cosa molto partecipata, ci sono state riunioni a cui hanno partecipato molte associazioni, sta andando avanti non senza difficoltà, cioè rimane punto fermo della politica del, del centro-sinistra, del Partito Democratico in prima persona. Sicuramente, sicuramente anche perché vediamo che anche a livello nazionale il governo finalmente ha deciso di così, aumentare la velocità di crociera su questo tema perché siamo sicuramente tra i paesi più arretrati d'Europa nella regolamentazione eh, di questi temi. Eh, la nostra proposta di legge non è sicuramente una cosa che, come dice qualcuno, mira a distruggere la famiglia, non si mira assolutamente a questo. Noi riteniamo semplicemente che attraverso l'approvazione di quella legge... Eh, Potremmo dare eh, almeno tre tipologie di risposte. Una sulla cultura della non discriminazione, perché noi abbiamo bisogno di diffondere anche tra i più giovani la cultura della non discriminazione. Che purtroppo è eh, diciamo in genere la discriminazione è di fatto il passaggio antecedente rispetto agli episodi di omofobia e di violenza. Eh, il secondo tema è legato a quegli interventi che possiamo fare tenuto conto anche delle nostre competenze, sul miglioramento complessivo della vita delle persone. Per esempio c'è una proposta in quella legge che dice che eh, una persona che sta male eh, può comunicare quale deve essere la persona informata sulla proprio stato di salute nella struttura ospedaliera. Questo penso sia un elemento di civiltà, non si vuole distruggere la famiglia, si vuole semplicemente consentire... Eh, alle persone un eh, modo di vivere anche nelle difficoltà eh, sicuramente più, eh, più facile in qualche modo e anche più eh, in linea con quello che è la contemporaneità. Oggi sono tante, eh, tante coppie eh, di fatto a prescindere dall'orientamento sessuale ed è giusto che vengano Tutelate. E poi c'è l'ultima proposta che invece riguarda l'ultimo pacchetto di proposte che riguarda anche un monitoraggio che deve essere fatto sia sui media, attraverso appunto il monitoraggio del Corecom, sia anche attraverso un comitato che monitori complessivamente quello che viene fatto, quello che è lo stato d'avanzamento delle proposte sul tema della cultura della non discriminazione, sul tema della repressione ovviamente dei casi di omofobia. E credo che sia un tassello importante che qualora si riuscisse a incastonare anche con quello che magari fa il governo a livello nazionale, che speriamo possa vedere l'approvazione eh, veloce della legge sull'Unione Civile, produrrebbe alla nostra regione un salto di qualità che è quello che peraltro in altre regioni viene fatto, è già stato fatto se pensa all'Emilia, se pensa alla Toscana, eh, sono due regioni vicine a noi eh, che per storia, tradizione e cultura sono simili a noi. Eh, credo che eh, su questo si possa aprire una fase importante eh, di diritti e di partecipazione ovviamente a, a quella che è una modalità di vivere eh, più contemporanea. Ultime battute, consigliere Squarta naturalmente ha diritto di replica brevemente, però c'è un'ultima domanda che vorrei fare perché è di strettissima attualità. Oggi sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella riporta la notizia che il governo ha fatto un bando per 22.000 sale giochi nella legge di stabilità. Lei come consigliere regionale chiede invece al governo di questa regione perché non sono state attuate le norme contro il gioco patologico. Questa è la domanda specifica che volevo rivolgere. Sì, allora questo è un tema molto delicato che io ho sempre eh, stato oggetto anche di mie battaglie personali come di precedenti consigli regionali del mio partito, perché oggi la ludopatia è un, veramente un problema molto sentito nel nostro Paese. I dati che oggi dicevano in quell'articolo di Stella che un decimo delle spese delle famiglie italiane è rivolto al gioco dati veramente allarmanti e la ludopatia è un fenomeno, quindi l'aspetto patologico del gioco d'azzardo sempre più diffuso, che crea dei veri e propri drammi sociali all'interno delle nostre famiglie. Anche qui purtroppo la Regione non ha attuato minimamente la vecchia legge regionale che era stata approvata, ecco che era oggetto della mia interrogazione che lei diceva, perché la Regione avrebbe dovuto dare le linee guida che poi sarebbero dovute essere state recepite dai comuni per poter procedere a quel marchio che i vari esercizi commerciali potevano mettere dello no slot machine. Cioè la regione dava linee guida, i comuni diciamo, portavano per applicazione queste linee guida e... Gli esercizi commerciali potevano apporre questo marchio che gli permetteva di avere degli sgravi fiscali importanti, un segno importante del gioco d'azzardo. Oggi la regione ha completamente disatteso, cioè, non è stato fatto nulla. E io ritengo che sia eh, buonsenso da parte di tutte le forze che compongono il Consiglio regionale. Sia di centro destra che di centro-sinistra, eh, perché poi, come su questi temi, dobbiamo cercare di volare alto, riprendere in mano questa legge, capire perché non è stata mai attuata e veramente cercare di debellare questo fenomeno che, ripeto, sta distruggendo centinaia e centinaia di famiglie nel nostro territorio regionale. Ultimi secondi per Giacomo Leonelli, se vuole inserirsi su qualche considerazione su questo, visto che siamo proprio in chiusura. No, ma noi siamo, abbiamo detto più volte che siamo disponibili a valutare anche, diciamo, sia quello che abbiamo fatto sia quello che non abbiamo fatto, per cui il tema dell'approfondimento sull'attuazione della legge è un tema che recepisco, che mi rendo disponibile a fare nelle prossime sedute delle, della commissione di controllo oppure nelle sedi competenti. Quando si cambia un consiglio regionale ci vuole qualche tempo, le, le leggi di attuazione poi arrivano un po' di ritardo, mancano i regolamenti, quindi siete in tempo per recuperare anche su questo vi auguro buon lavoro consiglieri grazie. e grazie a voi che ci avete seguito da casa termina qui il punto appuntamento la settimana prossima